una giornata straordinaria per le comunità di Caselle in Pittari, Morigerati e Sicilì. Una giornata intensa di spiritualità vissuta a Piazza San Pietro in Vaticano, proprio in un momento in cui si celebra la giornata internazionale della donna, ricordato anche da Papa Francesco durante la catechesi del mercoledì. In modo più pieno si vive una giornata in comunità che, scoprendo lo stare insieme voluto dai due parroci, Don Antonino Savino e Don Marco Nardozza. Durante l'udienza del Papa hanno suonato e cantato gli artisti del coro e gli strumentisti del gruppo concertistico di Caselle in Pittari, magistralmente guidato dal professore Vincenzo Pisano. E poi alla fine di questa splendida cerimonia, che si è svolta in Piazza San Pietro e non in Sala Nervi come era in programma, perché era numeroso il pubblico che è arrivato in questo splendido posto, numeroso ma anche una bella giornata, il sole ha fatto capolino più volte per illuminare il volto del Papa e per dare calore ai fedeli che erano venuti in questa piazza. Successivamente alle 11:15 il gruppo di Caselle in Pittari, Morigerati e Sicilì, che è venuto con due pullman, con una partenza a notte fonda, alle 2 di notte si è partiti e si è arrivati qui alle 7:30. Successivamente, dicevo, dopo l'udienza del Papa, ci si è trasferiti in una bellissima chiesa pontificia che è a due passi dalla Basilica di San Pietro, e la chiesa di Sant'Anna, dove c'è stata una bellissima cerimonia religiosa, si è celebrata l'Eucaristia presieduta da Sua Eccellenza il Cardinale Giuseppe Bertello, e a cui hanno partecipato anche ovviamente Don Marco e Don Antonino. Una giornata indimenticabile in un percorso quaresimale che rende di grande significato un'iniziativa splendida, e quindi del Golfo di Policastro e dell'intera comunità.